tutto è nato dall'attenzione particolare che Papa Benedetto ha evidenziato parecchio nel suo magistero, e cioè il tema della emergenza educativa. E in quel contesto lui ha ricordato che nel 2015 ci sarebbe stato il 50° della Gravissimum Educationis. A partire da questo intervento, i vescovi e i cardinali, membri della congregazione, in una delle loro assemblee generali, hanno deciso di fare della data del 2015 un appuntamento importante per ricordare la Gravissimum Educationis. Quali sono i contenuti fondamentali della dichiarazione? Al primo posto la riflessione sull'educazione in quanto tale. E poi da lì l'educazione cattolica e quali sono i principi fondamentali su cui si basa l'educazione cattolica, vale a dire il diritto fondamentale di ogni persona ad avere l'educazione secondo la propria vocazione, secondo la propria natura, al di là di ogni differenza. L'educazione deve essere libera da condizionamenti ideologici, politici, economici. Come si è svolta la preparazione al congresso? La prima tappa è stata la concretizzazione di un seminario di studio nel 2012 con una quarantina di esperti invitati da tutto il mondo. Abbiamo pensato che da lì era bene raccogliere tutti gli spunti e di preparare un instrumentum laboris. È stato inviato in tutto il mondo con anche una serie di domande che hanno provocato incontri, riflessioni, e con un questionario finale è stato possibile raccogliere il frutto di queste discussioni e di queste proposte. A chi è aperto il congresso? Il congresso è aperto a tutti. Il titolo del convegno è Educare oggi e domani, una passione che si rinnova, dunque tutti sono impegnati nel campo dell'educazione. Però in modo specifico noi invitiamo i diversi soggetti che sono coinvolti, a partire dai vescovi, dalle commissioni episcopali e poi dai rappresentanti delle associazioni che gestiscono l'educazione cattolica, sia a livello scolastico che a livello universitario. È importante ricordare un'altra ricorrenza, vale a dire il 25° della Costituzione Apostolica Ex Corde Ecclesiae, perché 25 anni dopo il Concilio Giovanni Paolo II ha pensato di elaborare una Costituzione sull'impegno delle università cattoliche nel mondo. Dunque i destinatari sono i responsabili, i direttori, i docenti delle scuole cattoliche e i rettori e i docenti e anche una rappresentanza di studenti delle università cattoliche. Qual è la presenza delle scuole e delle università cattoliche nel mondo? Abbiamo nel mondo 214.000 scuole cattoliche distribuite in tutti i continenti e sono frequentate da circa 59-60 milioni di studenti e di studentesse. Poi abbiamo le 1.365 università cattoliche e circa 500 facoltà ecclesiastiche. Quali sono infine gli obiettivi del congresso? Ma noi abbiamo voluto raccogliere, cioè predisporre le domande dell'instrumento laboris e quindi raccogliere le risposte intorno a quattro aree specifiche, e cioè la prima è quella che riguarda l'identità e la missione delle istituzioni scolastiche e universitarie di ispirazione cristiana. Il secondo è una riflessione su tutti i soggetti, come interagiscono tra di loro i soggetti coinvolti nell'educazione cattolica, dai vescovi alle congregazioni religiose in modo particolare, che sono una presenza estremamente significativa, ai genitori, le associazioni, gli studenti. Il terzo settore di riflessione è quello relativo alla formazione dei docenti e formazione dei dirigenti, e poi formazione iniziale e formazione permanente. Quarta area di riflessione: quali sono le sfide che la cultura attuale pone al campo formativo educativo, e quindi come la Chiesa Cattolica attraverso le sue istituzioni può rispondere a queste sfide.